Se ci ascoltate ancora per 6-7 minuti, dopo vi arriva un dolce che si chiama dulce de leche, Dulce de leche. dolce di latte, che credo sia una specialità argentina. Ipocalorica. Stiamo parlando di un libro, stiamo parlando di un libro fatto di fotografie e di racconti. A proposito di fotografie, non te l'ho mai chiesto. La prima fotografia è un piede, una scarpa da donna, e l'ultima fotografia sono delle scarpe, in un negozio di scarpe molto, insomma, vi rivolgete a un pubblico feticista, cioè dove volete arrivare? Beh, potrei rispondere con, diciamo, una delle ultime teorie sentite. Sono andata a vedere recentemente un film in cui si parlava del tango in varie maniere. E a un certo punto c'era, insomma, il tango è un po' una palestra anche per filosofeggiare più o meno intensamente, a proposito o a sproposito. E a un certo punto mi è successa finalmente di sentire una cosa che non avevo mai sentito, un rapporto tra il tango e le arti marziali. E c'era questo tipo che faceva una filosofia molto profonda per lui, che era sì, il tango, il passo, la terra, e insomma, al di là di tutto, è vero che quando uno entra in una città dove si balla dalla mattina alla sera, e dove si ascolta musica dalla mattina alla sera, dove si cammina dalla mattina alla sera, si vive dalla mattina alla sera, e la prima cosa che le succede di fare è proprio quella di camminare. E camminare per la città, significa portarsi a spasso il proprio corpo. E il proprio corpo è, come dire, la camminata è il nostro essere nel mondo. E così, insomma, era venuta l'idea di queste scarpe. Poi le scarpe in realtà sono state veramente un sintomo di esplosione del fenomeno del tango e anche del fenomeno turistico per Buenos Aires. Perché è vero che in questi ultimi 10-15 anni c'è stata un grande cambiamento. Il tango è diventato un fenomeno di massa e siccome il mercato lo chiede, anche gli argentini ovviamente si sono industriati a dare quello che il mercato chiede. Dunque, una volta si compravano le scarpe così, c'erano poche aziende che facevano scarpe. Oggi c'è una specie di triangolo delle Bermude tra Anchorena sui Pacha e non mi ricordo più che altra strada, dove uno va e ha questi chilometri di negozi di scarpe dove ce ne sono veramente di tutti i tipi, per tutte le altezze, per tutte come dire, i desideri. Ma io non vorrei che sembrassimo un po' sciocchi, io che ti chiedo di scarpe, tu che mi rispondi di scarpe. Cerchiamo di alzare un po' il tono o di abbassarlo, che è la stessa cosa. Quando hai scritto, quanta letteratura argentina e sudamericana avevi letto? Tutta, tutta quella che io sono riuscita a trovare, anche perché io sono maniacale. E quindi prima di partire, così come era già successo per gli altri libri, io cerco di informarmi il più possibile. Per me, quando uno scrive, non può saperne esattamente come le persone che lo leggono, deve saperne di più o perlomeno saperne abbastanza da far intendere che ne sa un pochino di più. Deve essere una specie di scrittore onnisciente e questo è un giochino abbastanza pericoloso, soprattutto, come dire, per il proprio equilibrio psichico, perché io ho cominciato a cercare qualsiasi cosa di letteratura argentina esistesse negli scaffali italiani e mi sono resa conto che dagli anni 80 in poi c'è stata una specie di buco. Oggi negli scaffali italiani abbiamo Borges, un po' di Roberto Arlt e qualche titolo così esotico, patagonico. E moltissimo, quel tantissimo che esiste, non è stato mai più ripubblicato. Oppure bisogna andare a caccia nei negozi di seconda mano, insomma, dove capita. E quindi io ho attivato una rete di amici che mi ha procurato tutto quello che era possibile procurare. E poi sono andata naturalmente in depressione, anche perché dopo che uno ha letto tutto, dice, vabbè, c'è bisogno di qualcos'altro di più. E
la risposta un po' me la sono data accettando la sfida di andare lì e raccontare quello che poteva, che avevo vissuto io nell'avvicinarmi a questa città e che era in fondo il viaggio che ognuno di noi fa nel momento in cui si avvicina a una realtà che non conosce, si avvicina a una realtà altra e quindi entra in un altro mondo. E questo forse è una cosa universale ed è quello che mi ha salvato questo racconto. Credetemi, la parte scritta di questo libro che è fatto di letteratura e di fotografia è scritta molto bene, credetemi. Michela Fregona ha una capacità, scrive limpido. Quando si scrive in italiano sono poche le persone che sanno usare la nostra lingua, mi viene in mente Calvino, Sciascia. I nostri scrittori spesso sono magari bravi, ma sono un po' lutulenti, no? Come quei fiumi pieni di fango. Lei scrive pulito. Vuoi leggere qualcosa? Adesso se hai scelto qualcosa. Adesso, signora Calvino, si prova. Va bene, allora visto che vi ho parlato di Por una cabeça, vi racconto, vi leggo come l'abbiamo incontrato noi questo primo tango. Appartiene al capitolo iniziale, quando arriviamo a Buenos Aires. Quando si arriva a Buenos Aires si scende in questo piccolo aeroporto che è il Ministro Pistarini, che è un aeroporto estremamente piccolo rispetto a quello che c'è al di fuori dell'aeroporto. La città non arriva subito, bisogna entrare nell'autopista, che è questa superstrada dove tutti lottano per entrare prima degli altri, e c'è subito questo momento molto macho con noi due schiacciate dietro le valigie che non si chiudevano in questo taxi e il taxista che aveva 1800 anni che ci ha fatto subito incontrare la città. Il nonno che guida il taxi, camicia con le maniche arrotolate e pantalone carta da zucchero, è una brava persona e soprattutto considera il fatto di portarci a destinazione quasi un affare di famiglia. De donde son? De Italia. Ah, Italia, che lindo! È l'ultima cosa che riesce a dire. L'ingresso per l'autopista, la superstrada che porta dritta dentro la pancia della città, è un inferno, qualcosa come la tangenziale per Palermo la notte del festino di Santa Rosalia. Stessa temperatura esterna, stesso aplomb tra automobilisti. Tempo zero e negli abitacoli i bollenti spiriti raggiungono il punto di fusione. Dale, dale! Il nostro Gregory Peck del Nuovo Mondo sembra aver perso 20 dei suoi 70 e più anni. Ha tirato il sedile più avanti e con la schiena si è incurvato come un boxer in difesa. Le mani di fronte a lui, conficcate sul volante, pronto a scattare. La vecchia carretta esegue lamentandosi. Le sgasate lasciano presto il posto alle maniere forti, via aerea verbale e non verbale. La mira punta subito sulle madri, vere o presunte altrui, e sulle rispettive ragioni sociali. Poi, quando tutti gli attributi sono stati usati, si passa alle sorelle, alle suocere, alle cugine, alle cognate, una omelia in linea femminile per un gioco invece completamente maschile. La putta che te parió, spara il nostro con una P che sembra una pallottola sulla carrozzeria di quello che gli si incunea a tradimento davanti. Se uno volesse capire qualcosa delle parolacce argentine, l'ingresso all'autopista non è solamente l'occasione per un corso rapido, è il Trinity College del caso. Intanto si impara subito che per sottolineare un concetto già espresso, alla parola in questione bisogna premettere il suffisso re, che rincara la dose. Si spiega così il fatto che dopo le sgasate, il primo giro di complimenti tra un guidatore e l'altro, praticamente tutte le parole che escono dalle auto cominciano per re. Poi, anche senza conoscere lo spagnolo, risulta evidente che la quantità e la qualità delle parolacce potrebbero riempire da sole un dizionario. Las malas palabras raggiungono un volume impressionante di sillabe emesse al secondo e sono articolate in frasi lunghe e piene di subordinate. Insomma, si tratta di una forma espressiva complessa i cui canoni sono in continua evoluzione. Il nostro nonno è pur sempre un nonno e quindi apostrofa i suoi pari in modo tradizionale, increscendo.
comincia con papa frita, e cioè patata frita, e non lessa come in italiano, equivalente di stupido. Si mastica le sillabe tra i denti quasi parlando tra sé e sé, e poi passa al diffusissimo boludo, e quando si scalda revoludo. A un certo punto lo vediamo uscire dal finestrino anche con la testa, dentro la macchina restano le gambe, una spalla e un braccio ancora al volante. Ma alla fine non si sa come, siamo dentro l'autopista. La musica cambia immediatamente. Il nonno dà gas e la macchina, dopo una specie di singulto, si mette a trottare. La mano sulla radio, lo wick della manopola. Lui che rimette indietro il sedile e riacquista i suoi 70 e passa. Gli occhi che corrono dietro alla musica, un velo di nostalgia che non guasta mai. La voce di Carlos Gardel risale i giri di un vecchio vinile, por una cabeça, tango di scommesse, cavalli e donne dal bacio velenoso. Sembra di stare dentro una cartolina. Intanto, sempre più percettibilmente, le propaggini estreme della città cominciano a farsi vedere. Si sono materializzate in punta di piedi. Qua un muro, là una officina. A distrarsi un attimo ci si potrebbe confondere. A prima vista Buenos Aires sembra una via del Pireo, un pezzo di Beirut, Cuba, il Brasile, qualcosa molto di Parigi, a volte Berlino, forse la vecchia New York, ma nelle sue architetture più moderne anche un pezzo di Sydney, il fantasma di tutti i luoghi visti e anche di quelli mai visti. Eppure la faccia che mostra è sempre familiare. Pare di riconoscere ogni angolo, perché in ogni angolo Buenos Aires è lo specchio di un altro luogo. Assomiglia, da lontano, come un ricordo, senza essere mai fino in fondo. Una città ingorda, che si è mangiata tutte le altre città. Forse, penso, è per questo che non la si può mai conoscere del tutto.